Buongiorno a tutti per un altro consiglio del giorno dall'Italia, il paese del bel canto, per tutti i miei amici italiani e non, ma insomma a tutti quelli che mi seguono in lingua italiana, soprattutto ai miei amici italiani lontani. Allora, oggi il consiglio del giorno riguarda la classificazione della voce. Come facciamo a classificare la nostra voce? Non è una risposta facilissima. A volte, soprattutto se si è giovani e un po' inesperti. Allora, innanzitutto datevi tempo, perché la voce ha bisogno veramente di crescere e quindi abbiamo bisogno di esercitarsi, di coltivare la voce. Quando la voce sarà più matura, sarà più facile avere la risposta. Perché? Perché sarà la nostra voce a darci la risposta. E la risposta è dove la voce in effetti è più comoda e si trova a proprio agio. Con voce intendo sia la voce fisica che quella mentale. Bisogna riuscire a sostenere un certo repertorio, una certa tessitura e sentirsi a proprio agio. Questa è la risposta. Perché dico questo? Perché ci sono altri elementi che invece ci possono portare in confusione, che sono ad esempio la lunghezza di una voce. Una voce può essere molto lunga. Ad esempio, un mezzo soprano può avere la stessa ampiezza di un soprano, essere anche molto acuto, e ciò nonostante essere rimanere un mezzo soprano. Perché? Perché la voce non sarà a proprio agio nella tessitura acuta, ma avrà bisogno di spaziare e cantare nel centro della voce. Anche un altro elemento che può portare molta confusione è il timbro, cioè il colore. Un colore scuro non è sempre determinante e indicativo di una voce grave. Un colore scuro, un tenore drammatico, un soprano drammatico, resta un tenore e resta un soprano, benché sia magari più scuro di un tenore o di un baritono più leggeri o di un mezzo soprano più leggeri con un colore quindi più chiaro. Cioè il timbro può essere anche fuorviante. Stessa cosa per quanto riguarda i timbri chiari. Un timbro chiaro non sempre significa automaticamente allora sono un soprano, ho una voce acuta, allora sono un tenore. Non sempre, perché sappiamo bene che esistono baritoni anche chiari, esistono mezzo soprani chiari, mezzo soprani acuti di coloratura, quindi bisogna stare molto molto attenti. Quando si è all'inizio degli studi e si è giovani e quindi ancora un po' inesperti, si può cadere veramente in questa confusione e la conosciamo tutti, ci siamo passati tutti. Ebbene, datevi tempo, perché sarà la vostra voce, quando sarà maturata, a darvi la risposta, anziché chiedere, come fanno tanti a destra e a sinistra, sono tenore secondo te, sono baritono, sono mezzo, sono soprano. Lavorate, studiate e la voce vi darà la risposta. La voce vi darà la risposta dove in effetti sarà il supporto sicuro, dove si sentirà a proprio agio. Quella è la risposta, non quello che sentono gli altri. Ma secondo me il tuo colore direbbe che no, è il tuo corpo. Il nostro corpo e anche la nostra mente, quello che noi veramente riusciamo a sostenere, che ci dirà dov'è la nostra casa, dov'è il porto della voce. Per cui attenzione a classificarvi troppo in fretta, attenzione a classificarvi solo in base alla lunghezza e al colore della voce. Possono essere cose indicative, ma non per forza. In effetti, quello che è veramente indicativo è dove la voce risuona, dove la voce si sente libera, dove la voce riesce a esprimere il meglio di sé, dove la voce è a proprio agio, dove il corpo dice sì, questa è la mia casa. E questo viene con l'esperienza, questo viene con il tempo, questo viene soprattutto quando una voce è un pochino più matura. Quindi quando si è giovani, abbiate un attimo di pazienza, la risposta arriverà e arriverà da sola. Quindi continuate a studiare, continuate a fare il vostro lavoro, il vostro training, e un giorno questa cosa si svelerà da sola. Non abbiate fretta a darvi una risposta. Questo era il mio consiglio del giorno per la classificazione della voce. Spero di aver aiutato alcuni di voi, soprattutto chi è all'inizio degli studi. E con questo vi saluto caramente dalla bella Italia, il paese del bel canto,
e ci sentiamo presto per un altro consiglio del giorno. Un caro saluto da Capucin a tutti. Se vi piace il mio lavoro, sottoscrivetevi al mio canale YouTube. Un bacione, buon canto, a presto per un altro consiglio del giorno. Arrivederci!